per essere venuti qua. No, quello che volevo invece sottolineare io, vabbè, riagganciandomi un po' al discorso di Laura, è proprio, insomma, questi progetti esprimono un po' la visione che gli amministratori hanno dei nostri territori, che è una visione proprio di breve periodo, cioè, vista dal mio punto di vista, nel senso che adesso anche come comitato, sempre il nostro comitato e anche il comitato nostra Staffora, stiamo monitorando anche un'altra cosa che sta succedendo in Valle Staffora di là, cioè che vogliono praticamente, per farvela breve, fare dello Staffora una grande, cioè diciamo comunque non valorizzarlo per quello che è un unicum lo Staffora, cioè un unicum ambientale, insomma tutto quello che volete, ma praticamente sfruttarlo poi fondamentalmente per cavarne della ghiaia. Per cui noi stiamo seguendo, cioè seguiremo anche come comitato questa faccenda qua a Bagnaria. Bagnaria, non so se lo sapete, ma questo qua è un lascito della giunta precedente provinciale, praticamente spenderanno 4 milioni di euro per fare un dritto di, non so, un chilometro forse, un chilometro e mezzo, due. 8 milioni, sono 8 milioni. 8 milioni di euro, perfetto. Per appunto per fare un dritto di 2 chilometri. Volendo prendere anche dallo Staffora praticamente la ghiaia di cui necessitano, e poi da questa cava che dovrebbe essere alta 12 metri, per cui scaveranno 12 metri, fare un bel laghetto per la pesca sportiva. Cioè capite il grado di lungimiranza dei nostri amministratori. Anzi, loro invece abbiamo anche letto su Voghera News una notizia che è uscita, dicendo che comunque l'assessore si è anche un po' scandalizzato, no? Perché dei cittadini non approvano questo investimento nel turismo dello Staffora, capite? Il grado a cui siamo arrivati. E conseguentemente dobbiamo stare allerta, dobbiamo stare allerta e dobbiamo, sì, insomma, lavorare e più che altro anche un po' diffondere le iniziative, le notizie, perché poi tante persone non le sanno queste cose qua, cioè, ma nemmeno io, nel senso che comunque ci siamo trovate, cioè con Elena abbiamo visto che stavano un po' disboscando, cioè, ci siamo chieste cosa è successo, siamo andati un po' a chiedere, abbiamo saputo questo. Poi oltretutto asfaltano un vecchio pezzo della Voghera Varzi, cioè dove ci doveva passare, vabbè, la Greenway la fanno passare dall'altra parte, però con anche un pezzo della nostra storia, cioè che l'asfaltano e lasciamo stare, cioè che capite anche poi la pochezza di queste cose. Invece in questo periodo di crisi, che poteva essere anche la crisi, poteva essere un punto di svolta, invece si continua a perpetrare, andare avanti in queste logiche del Novecento, ma forse ma neanche dell'Ottocento, cioè sono logiche dell'Ottocento queste, ma proprio io parlo a livello di sviluppo, cioè di creare ricchezza, creare dei posti di lavoro per la sopravvivenza della gente che sta qua, poi fondamentalmente non è che penso che la gente, vabbè, certi tipi di gente si vogliono arricchire, infatti ci fanno certe cose, altri tipi di persone, che più o meno questo siamo noi, vorrebbero solo sopravvivere dignitosamente, insomma, non ce la facciamo. Però vabbè, cerchiamo di stare allerta e niente, e grazie per la partecipazione.